Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuto in questo nuovissimo episodio di Sid Meier's Pirates. Nel frattempo sono successe giusto due cosette, tra l'altro meglio salvare. Ho trovato la parte finale della mappa del tesoro che avevamo, così si potrà andare a recuperare. Ho poi trovato anche degli altri oggetti che sono... Qua, ok, ho trovato una pistola a un colpo che è comoda per ferire all'inizio del combattimento il nemico e delle erbe officinali che possono servire per prolungare la vita, quindi invecchieremo più lentamente. Inoltre abbiamo catturato un po' di navi e fatto un po' di soldi, infatti adesso siamo a 16.000, ma che comunque non è che sia tanto di più di quanto eravamo rimasti prima, insomma. Adesso ho fatto un bel po' di viaggio e ho trovato il barone Raimondo, quindi... Ora che siamo qui con il barone Raimondo, io direi che possiamo provare ad affrontarlo e vedere come ce la caviamo. Ok, ci ha preso, ma non troppo gravemente, per fortuna. Sono in 183 loro, il che è abbastanza pericoloso, diciamo. Centocinquantuno, qua stiamo rischiando la morte. Quindi direi che è meglio saltare addosso. Abbiamo solo 74 uomini, ma... Dobbiamo, è l'unica cosa. Allora, andiamo con una versatile sperando di riuscire a seccarlo in fretta. Ok, dai, forse ce la facciamo. La cosa è abbastanza complessa perché abbiamo pochi pirati, mentre lui ha un sacco di uomini. Ma se riusciamo a... Ok, ce l'abbiamo fatta. Signore, siete un maestro con la spada, vi rivelerò la verità che state cercando. Vostra sorella è tenuta prigioniera in una località remota. Questa mappa vi aiuterà nel tentativo di ricongiungere la vostra famiglia. Oh! Mi dà un pezzo in più, per fortuna, nelle vicinanze di Leogane, dove c'è la testa del coltello. Ok, questo dovrebbe bastarci per riuscire a recuperarla. 12 marinai per unirsi ai nostri di 96. Sì. E vediamo quanti pezzi d'oro ci dà. Sì, molto interessante, molto interessante. Forse in casi come questi, contro delle navi così grosse, sarebbe conveniente ottenere delle navi grosse per poter... Esatto, un galeone da guerra potrebbe esserci utile. Tra l'altro è potenziato tutto al massimo, quindi ci conviene assolutamente tenerlo. Qua andiamo a riparare un attimo la nave, vediamo se gli spagnoli ci accolgono o meno dopo che abbiamo fatto fare questa fine a... No, ci accolgono per fortuna, 750, qua è tutto a posto. Io riparerei questa qua del cattivone, diciamo, e venderei qualcos'altro. Andiamo a parlare un po' con il mercante, il nostro amico mercante. 68 mesi, no, ci conviene vendere un po' di cibo, anche se qua costa poco. Magari ci liberiamo giusto di una trentina di tonnellate di cibo. E... No, cannoni ne teniamo 80, perché se per caso dovessimo cambiare la nave ammiraglia in corso d'opera... Sì, però va bene. Consultiamo Maestro Dash e vendiamo per esempio questa. Ecco. No, questa è la Mark 88. Vendiamola a Antonio. No, possiamo rinominare questa Mark 88. Questa quanti potenziamenti ha? Fasciami di rame e polvere da sparo fine. Questa travicelli di ferro, poi la mitraglia. Questa qua è tutta uppata. 70, 60 e 70. Ma vendiamo questa qua da 70. 70.
che è anche danneggiata. Vediamo se riusciamo a vendere qualcos'altro. No, 20-30. Ok, dovremmo liberarci tipo di 20, 30, 50. Di... No, io non volevo salpare. Abbiamo bisogno assolutamente di recuperare altra gente. E vedere se per caso gli spagnoli ci danno delle... No, no. Meglio niente missioni. Sì. Perfetto. Vediamo se della roba... Campece. Ok. Qua mi parla del barone Raimondo. Che andremo poi a trovare tra un po'. Capitan Kid. Adventure Galley. Ok. E... Rio dell'Acia. Ok. Ok, ora non ci interessa particolarmente. Parliamo con il governatore? No, non ci conviene, ora come ora. Direi che ci indirizziamo subito verso la prossima città, sperando che il cibo costi un pochettino di più, così ci liberiamo due navi e ci teniamo un po' meno... una flotta un po' meno numerosa, insomma. L'equipaggio è abbastanza scontento, io temo che inizieranno a... i primi a... ad ammutinarsi ed andarsene. Però per ora va ancora tutto bene. Carmen, un insediamento spagnolo e vediamo se... Allora, mercante, il cibo costa niente anche qua. Allora facciamo così, andiamo in direzione di... dove è stata vista nostra sorella? Per andare a salvarla. Inoltre abbiamo anche la mappa del tesoro. La mappa del tesoro ci dice Florida Keys e la sorella invece è Leogane. Allora, Florida... No. Florida Keys e Leogane. Florida Keys e Leogane è qua e Florida Keys dovrebbe essere più in su. Ok, quindi noi dobbiamo andare tutto dritto, ora come ora. Tutto dritto in su, così proprio. Ci stiamo avvicinando a scoprire un pochettino di più della nostra famiglia. I familiari da salvare sono abbastanza, mi pare di ricordare. Ma, 3 su 16 dice. Ah, forse perché per ogni pezzo che troviamo ci dà una cosa. Quindi sono 4 familiari alla fin fine. Saranno la sorella, la madre, il padre e che ne so io, la zia. Boh. Siamo già arrivati? Quella è una missione gesuita. Leogane, mi dice di qua. Perfetto, quella è una missione gesuita, potrebbe esserci utile. Perché le missioni gesuite ogni tanto danno delle notizie interessanti. L'ultima volta mi hanno detto di trasportare dei pellegrini, ma... non è che sia particolarmente utile. Ah sì, ma intanto noi dobbiamo andare a Leogane, quindi accompagniamo questi pellegrini a Leogane. E così magari possono aiutarci... un pochettino. Allora, qua... Loro stanno andando in là tranquilli. Speriamo che non ci sia nessuno che dia loro fastidio. Santa Cristiana. Amichevole missione gesuita. Là c'è un trasporto di grano, ma... Ora come ora non ho interesse a occuparmi di queste cose. Questa però potrebbe essere... scomoda per il nostro assistito, diciamo. Quindi, ah, ma forse si arrendono. Ah no, non si arrendono, ma non hanno cannoneggiato per niente. Vedete, questa è la pistola che abbiamo comprato prima. Sarà molto utile. Allora, vediamo se riusciamo ad avere la meglio rapidamente di questo ragazzino. Sì, infatti, siamo più veloci di lui in attacco e riusciamo a farcela in fretta. Recuperiamo qualche pezzo d'oro, niente di che. Prendiamo questo e, vabbè, un brigantino goletta, per ora lo teniamo. Poi vediamo cosa farcene. Iniziamo ad avere un pochettino troppe navi. Quante, abbiamo una flotta di 6 navi ora come ora. Aspettate, gli olandesi sono in guerra con gli spagnoli ancora? Forse no, ma...
Spagna e Olanda. Sì, quindi questi attaccheranno i nostri migranti, forse. No, aspetta, non attaccare per ora. Voglio vedere se me li attacca lui oppure no. Sì. Attacchiamo gli olandesi per evitare che ci distruggano i nostri uomini. Noi abbiamo purtroppo pochi uomini al nostro attivo ora come ora. Più che altro per il fatto che abbiamo troppe navi. Quindi avere tante navi implica. Sì, mi stanno sfasciando la nave. Qua è meglio. Faccio ancora una mitraglia e poi andiamo addosso se possibile. Allora, andrei con la versatile sempre. Qua, ok, sempre animazioni in cui feriamo l'altro tizio. Ah, un attacco molto rapido questo. Ok, iniziamo ad acquisire un po' di vantaggio. Speriamo di farcela perché qua sono in pochi. Ah, dannazione. È molto rapido questo olandese. Aia! Siamo rimasti fregati e abbiamo perso anche la nostra nave principale. È misteriosamente scomparsa. Allora mettiamo il sloop di guerra come nave ammiraglia. Ora come ora, per fortuna non abbiamo avuto grandi perdite. Loro ce l'abbiamo ancora comunque tutto, l'equipaggio. È abbastanza a posto. Allora, adesso controlliamo sulla mappa. Nelle vicinanze di Leogane. Allora, una testa del coltello. Testa del coltello. Può essere là sopra. Sopra Leogane. Allora, andiamo sopra Leogane. A vedere se per caso c'è questa cosiddetta testa del coltello. Leogane in là. Tortuga. Siamo molto lenti però con questa nave. Ma siamo anche contro vento in modo mostruoso. E non abbiamo tutti i potenziamenti del caso. Però nelle vicinanze di Leogane qua non c'è. Non mi pare di vedere la testa di cui si parlava. Allora, parliamo con il governatore. No, ci dirà che. No, è solo un graffio. Non saprei dove guardare. Mi spiace, ma non ho assolutamente voglia ora di impegnarmi con dei balli o altre cose simili. Ok, siamo in pochi, ma buoni. Perfetto. Steed Bonnet ha un colpo dall'alto veloce come il fulmine, quindi è molto complicato. Si nasconde sul retro. Sì, perfetto. Andrei di un attacco veloce. Proviamo a cambiare un pochettino la nostra strategia e vedere se per caso si riesce a ottenere qualcosa di più. Con un attacco l'abbiamo tirato giù sotto. Questo potrebbe essere comodo. Sì, siamo molto più veloci. Infatti, con pochissimi attacchi tirati a caso, siamo riusciti ad avere la meglio su di lui. Raro passepartout. No, sottostante al processo. La taverna, a posto il mercante. Vediamo un po'. Un bel po' di cibo, almeno 100 tonnellate, dobbiamo liberarcene.
Però vorrei riuscire a trovare questa benedetta sorella prima della fine dell'episodio. Vediamo poi se si riesce a uppare un pochettino questa navicella. 30 mesi, sì, direi così, ma liberiamoci anche di un po' di cannoni. E il maestro Dasha, no, non può uppare molto su questo, però è abbastanza tosta. Vendiamo Antonio. Santo Domingo era quello tosto, sì. Quindi direi di vendere la Flying Horse. E per ora teniamo queste. Ripariamo la Santo Domingo, che è bella tosta. Ripariamo anche questa. E direi che ci siamo. Salpiamo e andiamo a vedere se per caso c'è da queste parti una testa di non so che cosa. No, no, salpiamo. Adesso non andate a buggarvi come al solito, eh. Allora, qua non c'è niente, assolutamente niente. Bisogna vedere se per caso c'è nei dintorni, forse là sotto, ma non mi è sembrato di vedere alcuna. Testa. Qua dice proprio testa del coltello nelle vicinanze di Leogane. Allora, testa del coltello nelle vicinanze di Leogane. Dove potrebbe trovarsi questo affare qua? Deve essere nella zona di sotto, probabilmente, perché là non l'abbiamo trovato. Quindi bisognerebbe provare a cercare giù sotto. Nelle vicinanze di Leogane. Anche se prima ci siamo passati di qua, non mi è sembrato di notarlo. Non mi è sembrato di vedere un gatto. Aspettatemi! Però non riesco a pensare ad altri posti dove potrebbe nascondersi questa ragazzetta. Petit Goave. Il Leogane è dall'altro lato. Poi si avanza anche abbastanza lentamente qua. Vediamo se testa del coltello è quella che cerchiamo. Sì, perfetto, perfetto, perfetto. Allora possiamo salvarci trovando la nostra cara sorellita. Là c'è un laghetto, tra l'altro, interno. Scendiamo giù, gettiamo le ancore. Yeah! Allora, vediamo la mappa cosa ci dice. Dobbiamo andare tutto dritto in pratica, tenerci sulla zona costiera. Si sono buggati là in mezzo alla roccia. Là c'è un. Ci sono dei totem Inca, tipo, che nella mappa ci sono. Totem indiano, dopo la tosta di pietra. Ma uno ne indicava solo, qua ce n'è un fracco. Ma deve essere in queste zone, assolutamente. Geyser, geyser. Sì, il geyser me lo ricordo, c'è scritto il geyser. Però era oltre il geyser. Il geyser. Sì, era abbastanza oltre il geyser, però ci siamo andati abbastanza oltre il geyser. Forse dobbiamo tenerci ancora di più sulla sinistra. Qua c'è un albero che però non era indicato. Qua c'è una capanna che non si è nascosta dentro questa casetta. Sì! Forse sì! Sì! E lei? Sì, finalmente il primo membro della nostra famiglia è stato portato in salvo. Marques Montalbani, il malvagio che ha fatto un torto alla nostra famiglia, naviga nelle acque dei territori spagnoli dei Caraibi con il suo potente galeone, Neptuna. Secondo l'ultimo rapporto, si nascondeva nella città di Campeche.
Quindi non dobbiamo più cercare quello vecchio di prima, ma l'altro, questo... No, questo è Capitan Kidd. E questo, quello che ci interessa, è Steve Bones, Marques Montalban. Ok, quindi dovremo andare a cercare lui dal prossimo episodio. Per questo video io dico che è tutto. Vi invito a lasciare un mi piace per... nel... Tipo dodicesimo episodio siamo finalmente riusciti a salvare il primo membro della nostra famiglia dopo 12 episodi di grandi lavori. Iscrivetevi al canale se per caso siete interessati a questo tipo di video. Noi ci vediamo con il prossimo video venerdì, sempre con Pirates, oppure con gli altri video della programmazione settimanale. Ciao a tutti!